Panda, 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 panda. panda. Yeah. I got brides in Atlanta. She took the lead in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the banner. <laughs> Legacy. E comunque per fare chiarezza, prima che poi le cose vengano fraintese, perché quando si leggono senza sentire la voce possono essere fraintendibili, eh, riguardo ciò che dicevo nella prima storia, ovvero che avete dissato tanto il disco di Lil Pump e poi l'ho ascoltato, intendevo dire che non è che prima di questo disco avesse fatto chissà che cosa a livello musicale, ha sempre usato questi beat con i suoni di plastica, ha sempre rappato così, ha beccato qualche hit, anche forte. Però voglio dire, anche in questo disco c'è I Love It, che è una hit. Non vedo che differenza ci sia. Dicevo, Cos'è, vi è tornato il buon gusto. Di Botto siete diventati palati fini del rap. Fino a veramente qualche mese fa, vi ascoltavate ogni cretino che andava fuori tempo e mo', mo l'album di il Pump è brutto. Non è bellissimo, ma come non erano bellissimi quelli prima. Questo volevo dire. Mentre nella seconda story sì, ridio dei mocciosetti che si sono offesi. Perché voi bambini credete che quella sia musica figa perché ascoltate sta roba da due giorni. Quindi è inutile che mi dite sarò il bravo te. A parte che non mi sto paragonando, comunque sì, sarò bravo io, prendi i miei testi e prendi i suoi e li faccio il culo. Adesso oh, apriti cielo, hai detto che fai il culo hai il Pump Sì, lo ripeto, li faccio il culo liricamente, me lo mangio. Io scrivo delle figate, mi scrivo un sacco di puttanate manco in maniera troppo stilosa. Se hai più di 15 anni mi dai ragione, se no succa. Comunque, uno mi ha scritto: Sì, ma se non sai vendere i Big Mac menù è grazie a noi. Ma anche sta storia me la vogliamo finire. Ma chi grazie a te che mi stai scrivendo o grazie a me che ho usato la testa meglio di te, forse? Non è che è carità che la gente mi dai soldi così a caso. Evidentemente, faccio musica che piace. Babbo. Con questo discorso voglio che sia ben chiaro. Che io sono grato, molto grato ai miei fan, ma non mi sento in debito. Quello è un altro discorso. Quando di te, ma tu devi far così, devi far cosà perché è grazie a noi, no? Tu hai comprato il disco che è il mio lavoro, siamo pari, stop. Cioè fare il cantante è un lavoro come un altro bagai, perché allo stesso modo in cui il cantante ha bisogno di fan, il panettiere, il tabaccaio, il gelataio, il muratore, hanno tutti bisogno di acquirenti. Però non è che quando viene il muratore dico, oh puliscimi il culo che grazie a me è stato chiamato a fare i controsorffitti. Penso di essere stato abbastanza chiaro, credo che le persone intelligenti abbiano capito quello che voglio dire. Non voglio essere irrispettoso nei confronti di chi mi supporta, anzi, ripeto, sono molto grato, quindi centomila volte grazie a loro, però non mi devo sentire in debito, se no che vita è. Visto che le mie Instagram stories di oggi ovviamente hanno fatto il giro del web, eh, sono contento in realtà perché ho visto che ho ricevuto più consensi che altro, però continuano a spiegarmi come a volte venga frainteso un messaggio che secondo me era palesemente chiaro. Semplicemente sono un po' rammaricato dal fatto che fino a qualche anno fa, uno o due anni fa, eh, ogni cretino che faceva la trap per voi era un fenomeno, avete dato più importanza a quello che ad altro, vi siete scordati completamente di che cosa fosse il rap fatto bene, secondo me e adesso invece vi improvvisate palati fini della musica sparando sulla croce rossa per farvi belli davanti a una massa di, di ascoltatori medi dicendo il disco di Lil Pump è brutto. Questo lo dico soprattutto nei confronti dei giornalisti. Dico "Ma bravi, avete scoperto l'acqua calda". Tutto qui, dico "Ma siate coerenti. Avete supportato della merda inascoltabile per mesi, facendoli schizzare al top nelle classifiche, non cagando il resto e adesso di botto boh, fate marcia indietro. Adesso Lil Pump è scarso comunque anche questa storia di pensare che siccome uno è americano e di colore allora è un figo e noi italiani siamo sempre sfigati è sbagliata cioè ma voi veramente ma provate a tradurre i testi dei rapper americani e paragonateli a tanti artisti che abbiamo qui e poi mi saprete dire in Francia lo sapete perché hanno una scena tutta loro forte? perché se ne fottono degli altri supportano i loro artisti, riconoscono il potenziale enorme che hanno e portano avanti quella filosofia di pensiero non è che arriva l'americano e oh che figo anzi mi permetto anche di dire che un italiano, mi tolgo da questo discorso così evitiamo di fare paragoni, ma parlo di altri miei colleghi, un italiano che riesce a scrivere bene del rap è più bravo di un americano, perché la lingua italiana è infattibile in confronto a quella americana. Cioè la lingua italiana semplicemente ha un enorme limite ed è quella di non essere universale, ovvero ci capiscono soltanto gli italiani ed è il motivo per cui rimaniamo sempre nella nicchia del nostro paese. Se la nostra lingua la capissero in tutto il mondo, ma voi avete idea di quanti artisti sarebbero famosi su tutto il globo italiani? Cioè raga non è per fare luoghi comuni ma l'Italia è un paese comunque di gente molto creativa e estrosa ed è il motivo per cui nel mondo siamo molto conosciuti per la moda, siamo più bravi degli altri a fare moda, siamo più bravi a fare le macchine e via dicendo. Quindi per favore italiani piantatela, piantatela di leccare le palle agli artisti americani e di metterli sempre a un livello superiore al nostro perché non è così, supportate i vostri artisti, piantatela di essere rosiconi nei confronti degli italiani, siamo fighi, stop. Sinceramente, io mi sento fieramente italiano. Abbiamo una cultura incredibile, una storia della Madonna, tantissimi geni nel nostro curriculum. Quindi, tifare la squadra avversaria è una cosa che non ho mai concepito. Forse ci apprezzano più gli americani di quanto gli apprezziamo noi gli italiani. E sia chiaro: non è che io non stia riconoscendo eh, la maggiore qualità e lungimiranza dell'America nei confronti del rap, perché da quella parte dell'oceano sono più avanti per un discorso di lingua e di mercato, soprattutto questo è un punto di vista molto settoriale e lo vivo in tal modo perché io lavoro con la musica. Se l'ascoltassi e basta, ascolterei probabilmente molto più rap italiano rispetto a quello americano. Perché mi rispecchia di più. Viva l'Italia. Per spiegarla proprio a... all'italiano medio, non è che io sto dicendo di essere meglio di Eminem, perché Eminem è un genio. Sto dicendo ci sono artisti che però a volte veramente fanno cagare e eh, però comunque solo perché sono americani vengono messi a un piano superiore rispetto a noi e questo non lo trovo giusto. Why self life? We got London on the track, we the money. got London on the track.